Buongiorno, bentornati in una fetta di paradiso. Allora, questa è la continuazione del vlog casalingo che avete visto sabato. Allora, praticamente ho deciso di girarvi anche la seconda parte, che ovviamente vedrete in differita, perché mi sono detta perché non farlo. Però, visto che ho iniziato la giornata, la voglio anche concludere. Io ho cioè, la pelle lucida perché sto continuando a sudare anche se sto seduta. Praticamente sto editando il video della prima parte del vlog casalingo e sto praticamente a metà lavoro. E una volta che questo converte, quindi prima di metterlo su YouTube e quindi caricarvelo domani, cioè stasera, ma lo vedrete domani mattina che è sabato, praticamente mi devo allenare. Quindi adesso sono le 3 meno 5 e sto aspettando che questo benedetto video vada avanti, perché poi ogni pezzetto lo devo rendere più fluido, insomma, è una lavorazione un po' contorta. Però mi sono detta, dai, continuiamo a fare il vlog perché così, insomma, oggi mi sono divertita a farlo, quindi vi tengo con me fino a stasera alla cena, poi vi saluto. E niente, quindi ci sentiamo tra un po' come riesco a terminare il video, però adesso ve lo faccio vedere un pezzettino. Allora, ecco qui, praticamente ho appena messo una transazione, cioè una transazione, appena messo una transizione, io e vabbè, il vocabolario italiano oggi facciamo un po' a pugni, e praticamente sto lavorando il video, insomma, manca ancora un bel po', però vabbè, ce la posso fare, ragazzi, ce la posso fare. Fare un caffettino Deca, questo dell'Eurospin, e poi vi volevo far vedere due cose. Allora, una cosa è che praticamente sono stata all'Onda Blu, come vi dicevo su Instagram, e volevo appunto, qui c'è una fotografia che hanno fatto a mio marito, e ho praticamente riciclato questa cornice che avevo comprato l'anno scorso all'IKEA a 1 euro, e praticamente adesso voglio stampare un foglio a 4, no, scusate, a 3, e farci una decorazione, e poi metto la fotografia attaccata a questo foglio e lo metto qui dentro, praticamente simile al quadretto che ho sul comodino. Però siccome anche quel quadretto è della stessa famiglia di questo, che si può sia appendere, vedete, ma anche appoggiarlo su un piano, io sto pensando di sostituire la cornice, perché quella è rosa, quindi metterla nera come questa, e appenderle sulla parete della testata del letto, dove appunto devo ancora, diciamo, definire come si dice, home decor della situation. Però insomma, sto un attimo pensando, devo vedere come viene. Se viene carino lo voglio fare così, altrimenti non ne ho la più pallida idea, magari lo lascio qua e lo metto in giro per casa da qualche parte. E poi, dopo sempre il caffè che vado a fare, praticamente vi volevo far vedere una lista che ho stilato nella giornata di dunque, aspettate, oggi che giorno è? Oggi è venerdì, un attimo solo, eccomi di ritorno. Praticamente sono nel frattempo, allora sono andata a prendere questa cosa che vi dovevo dire, e poi ho anche fatto il caffè perché sennò poi si sentiva il rumore della Nescafè, non mi sembrava il caso. E allora, praticamente vi stavo dicendo, io non so se a voi capita questa cosa, un attimo che vi sollevo, non so se vi capita questa cosa, a me ultimamente capita questo, cioè se devo fare dei lavori per casa, dei lavori in cui o li devo fare da sola, o li deve fare mio marito, o li dobbiamo fare insieme, se non metto nero su bianco, praticamente restano lì, cioè restano non fatti, restano inattivi. Allora mi sono detta, lunedì mi sembra che l'ho fatto, mi faccio una bella lista di tutti i lavori che devo fare a casa, sia quelli da sola, quelli con mio marito e quelli, insomma, diciamo di coppia. E ogni volta che riusciamo a farne uno, e mi sono prefissata, veramente ci siamo prefissati di farne uno a settimana, perché alcune cose si fanno veloce, altre c'è bisogno di tempo, tanto tempo, perché insomma sono cose abbastanza lavorate. E poi tipo le cose che devo fare io da sola, le devo fare magari inserendole tra le pulizie di casa. Quindi che ho fatto? Ho fatto una lista a cui adesso devo aggiungere altre cose, ma per il momento sono solo 18 situazioni da diciamo lavorative da portare a termine, però ne devo aggiungere delle altre. E poi con un colore diverso, cioè la lista è scritta con la penna nera, poi con
con una penna rosa vado a praticamente sdepennare le cose che porto a termine, cioè le cose che vengono fatte. In questo modo penso che sia, diciamo, una situazione ottimale per non lasciare le cose in sospeso per tanto tempo, perché anche se magari possono sembrare delle cose da fare futili, in realtà poi a me si fissano qui nella testa e se non le porto a termine, me ne vado, non lo so, non me lo so spiegare, cioè mi viene l'ansia e quindi allora per evitare l'ansia preferisco scriverle, farle e zepennarle, anche perché vi devo dire che c'è una certa soddisfazione poi quando piano piano la lista diminuisce sempre di più e vedete intorno a voi le cose che avete appunto portato a termine e quindi fatto. Allora, la lista è questa, io ho scritto pianificazione lavori cose da fare, cioè casa da fare, sarebbe anche cose però potrebbe andare bene. Ho messo i cuoricini, vedete, e qui ho fatto tutta la lista delle cose che devo fare, per il momento ne sono 18, ma ne devo aggiungere degli altri. E una cosa che abbiamo fatto e che ho fatto fare a mio marito più che altro, selezionare le scarpe inverno-estate, praticamente da tenere, buttare o donare. Questo era un lavoro che rimandavamo veramente. Cioè, lui rimandava perché io non rimandavo. Se fosse stata per me l'avrei fatta subito, però lui rimandava, rimandava, rimandava. Allora, siccome ho detto basta procrastinare, se le cose si organizzano, si fanno, se non si organizzano, restano non fatte. E quindi questa è la prima cosa che abbiamo fatto. Poi ce ne sono delle altre, alcune un po' più importanti, altre un po' meno, alcune un po' più lavorate, altre un po' meno, che però andremo a fare via via. Ovviamente, se le cose sono più facili da fare, ne faremo due a settimana, se sono un po' più complicata ne faremo una sola. Comunque il consiglio che vi do è di pianificare, 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 pianificate quello che dovete fare, perché con la pianificazione, l'organizzazione è sicuro che portate a termine il lavoro. Se dite le cose così, se dite poi lo faccio, non lo farete, non lo farete comunque nell'immediato, ma non lo farete neanche a breve termine. Invece con la pianificazione è sicuro che lo farete. Quindi questo è un consiglio che vi do in maniera molto spassionata, che ho dato a me stessa e che sto portando a termine. Allora, finalmente ho finito di editare il video vlog della prima parte, sta appunto adesso convertendo. E io continuo a girare la seconda parte del vlog casalingo, così questo lo vedete. Allora, la prima parte la vedete domani mattina che è sabato, e la seconda parte ve la pubblico per domenica, sperando di riuscire a editarla. Sicuramente verrà più breve perché il pomeriggio è meno affaccendato della mattina, però comunque ve lo pubblico per domenica perché così poi la settimana prossima, aspettate che mi giro. Dicevo, la settimana prossima così avete i video che ho girato questa mattina più il video che già avevo girato ma che ve lo devo editare sempre sulle pulizie, ma quello lo vedrete venerdì. E niente, io praticamente sono rimasta lì seduta per un'ora e mezza perché sono le 4 e un quarto praticamente. E prima di iniziare ad allenarmi, che comunque sono andata lungo un quarto d'ora, però a questo punto vado lungo mezz'ora, vado un attimo fuori allo stendibiancheria, vado a rientrare tutti i tappeti che ho lavato questa mattina, che a quanto pare si sono asciutti perché c'è una leggera brezzolina. E li vado a riposizionare in giro per casa. Dopodiché mi metto la tenuta ginnica, come la definisco io, e mi metto ad allenare. E vi volevo dire che praticamente io ho cambiato allenamento. Avevo iniziato il T25 di Shanti, però mi sono dovuta fermare perché soffrendo di pressione bassa, quel tipo di allenamento sudi da morire e con questo caldo non ce l'ho fatta ad andare avanti più di 2 settimane. Quindi l'ho sospeso, lo riprenderò intorno a settembre perché almeno come arriva il fresco non sto lì a boccheggiare tipo pesce fuori dall'acquario, ecco. E quindi adesso sto facendo un allenamento un po' più blando, però è sempre allenamento quotidiano, cioè tutti i giorni mi alleno un'ora e mezza e sto ottenendo insomma abbastanza risultati, quindi io vado avanti così almeno fino a fine agosto, dopodiché mi rimboccherò le maniche che adesso non ho perché è estate. La battuta, e poi mi dedicherò ovviamente al caro Shanti e portare a termine i 60 giorni per il momento alfa e beta del T25. E se riesco a trovare anche il gamma, perché quello è uscito dopo, quindi io c'ho solo alfa e beta. Insomma, vediamo un attimo. Comunque, per il momento mi sto comunque allenando tutti i giorni per un'ora e mezza. Quindi ci sentiamo tra un po'. Sì, mi sono dimenticata di dirvi praticamente tra i consigli di questa mattina, quindi dell'altro vlog che vi metto comunque la scheda informativa in alto a destra, praticamente c'era un sesto consiglio, adesso
verso un attimo la memoria di quanti consigli vi ho dato, o il quinto o il sesto comunque. Praticamente io quando entro in casa, sia io che mio marito, togliamo subito le scarpe e le lasciamo sul tappetino che vi ho mostrato, che avevo acquistato in un video, diciamo, degli accessori dell'home decor. Insomma, adesso non ricordo bene quale sia, ma se lo trovo ve lo lascio comunque indicato. E praticamente noi abbiamo questa abitudine da circa un anno e mezzo, no, più di un anno e mezzo, un paio d'anni, di toglierci le scarpe appena rincasiamo, cioè appena rientriamo in casa. In questo modo praticamente non andate a portare la sporcizia delle suole malefiche, sporche, che avete calpestato in giro per sotto e sopra, ovunque voi siete andati, e non lo riportate dentro casa. Io ho notato che da quando abbiamo preso questa abitudine, casa resta molto più pulita più a lungo. Ovviamente, andando in giro con le pantofole di casa, badate bene che la sporcizia è quella che trovate in casa, cioè quella che praticamente si va a creare quotidianamente tra una pulizia e l'altra, però evitate così di portare in giro le sporcizie che vengono da fuori, soprattutto dai bagni pubblici, soprattutto, boh, non lo so, quando calpestate, insomma, andate in giro così. E io penso che sia un'abitudine buona e da prendere in considerazione. Io da quando ho questa abitudine e vado a lavare i pavimenti, l'acqua non è mai, mai nera, è sempre trasparente, il che vuol dire che la casa si sporca poco. Poi ho altri consigli da darvi, ma probabilmente girerò un video apposito per i consigli su come mantenere casa più pulita per più tempo. Questo è solamente un inizio di quello che io faccio quotidianamente per mantenere casa, diciamo, più lungamente pulita, anche se, come sapete, io pulisco mattina, sera. Una volta settimana pulizia generale, insomma, io sto sempre a pulire, ragazzi. Cioè, mi devo trovare un lavoro perché sennò qua veramente, cioè, faccio solo quello. Comunque, vabbè. Quindi ci sentiamo dopo. Allora, mi sono vestita in tenuta ginnica. Adesso inizio l'allenamento e andiamo dopo, ragazzi, perché io adesso ce ne ho per un'ora e mezza, quindi no, non credo di riuscire a collegarmi e a farvi vedere. Però quando poi finisco l'allenamento vi saluto prima di mettermi in doccia e poi andiamo a cucinare perché sono praticamente le 4:30 e quindi io finirò per le 6. Ora che faccio la doccia, una cosa o un'altra, poi insomma devo iniziare a cucinare. Quindi ci vediamo dopo. Devo rientrare il tappeto, questo è quello dell'ingresso. Adesso ritiro tutti i panni e poi mi metto a cucinare. Ora metto a cucinare i burger di vitello in forno, quindi li metto sulla teglia foderata di carta forno, 180 gradi per circa 20 minuti, 20-25 minuti. Poi apparecchio la tavola, preparo l'insalata e ho una rapa rossa aperta, quindi la taglio a cubetti, la condisco e scappo in sala perché col forno aperto qui esploderà una bomba tra 20 minuti. Allora, i burger sono in forno, ho apparecchiato, preparato l'insalata, la rapa rossa l'ho tagliata a cubetti, che praticamente più rosso non si può, che proprio che rosso è Bordeaux, il pane porzionato, ok. Direi che mi posso riposare 2 secondi. Qui il vlog, che è la prima parte di questo che sto registrando, è quasi giunto al completamento e poi ve lo carico stasera, quindi domani ve lo trovate in pole position. E quindi, ragazzi, con questo penso sia tutto e ovviamente la seconda parte è un po' più scarna di eventi, perché sto stanca, sono veramente stravolta e non ho avuto tempo di occuparmi di quelle che sono le faccende
di cui vi dicevo prima, no? Il quadretto, le cose, le farò in un altro momento perché adesso sto aspettando mio marito che rincasi e poi mi vorrei rilassare 2 minuti visto che sto in movimento dalle 7 praticamente. 12 ore di lavoro, ebbene sì, quindi vi ringrazio per aver guardato questo video e vi invito a iscrivervi al canale se volete anche ad attivare la campana per le notifiche dei video che pubblicherò 3 volte a settimana. E con questo è tutto, vi rimando al prossimo video e vi do un grande bacio. Ciao, alla prossima!